In questo momento mi trovo a Hongdae, che è una delle zone universitarie più frequentate di Seoul. Come vedete, le persone insomma stanno ricominciando a uscire, chiaramente con le dovute precauzioni, ora che i casi di coronavirus stanno diminuendo. Comunque vengono qua per fare un aperitivo o per comunque bere qualcosa con gli amici. Diciamo che ora il peggio sembra passato e per questo dobbiamo ringraziare sicuramente il governo, che ha comunque gestito la situazione molto bene, ma secondo me bisogna ringraziare di più i coreani, che hanno seguito alla lettera le indicazioni che gli ha dato appunto il governo fin dall'inizio, dandogli comunque tanta fiducia. C'è da dire però che questa libertà ce la siamo guadagnata un po' a discapito della nostra privacy. Infatti siamo perennemente controllati dal nostro cellulare, da questo cellulare che sto usando in questo momento. Il governo sa dove siamo tutti noi grazie a delle applicazioni, addirittura hanno creato delle applicazioni apposta per chi è in quarantena. Magari ve la faccio vedere adesso. Allora, questa è l'applicazione. Appena si apre vi chiede di inviarvi delle notifiche, e se non si consente l'applicazione non funziona, quindi dovete per forza schiacciare su consenti. Vedete, vi chiede anche di accedere alla posizione, e anche in questo caso bisogna per forza accettare, perché sennò l'applicazione non parte, quindi consente quando utilizzi l'app. Qui si può scegliere la lingua. Questa è l'applicazione, bisogna per forza accettare che il governo sia in grado di sapere la vostra posizione sempre, perché sennò non parte proprio l'applicazione. Allora, la prima cosa da digitare è la nazionalità, in questo caso non siamo né coreani né cinesi, quindi other. Selezioniamo Italia. Ecco, subito vi chiede un ID. Questo ID noi in questo caso non ce l'abbiamo, perché vi viene dato nel momento in cui fate il tampone e risultate positivi al test del coronavirus, quindi solamente le persone positive possono continuare a utilizzare l'applicazione. Una volta che i vostri dati sono nel database verrete chiamati due volte al giorno in maniera random, quindi non vi diranno l'orario per appunto verificare che voi siate a casa e vicino al cellulare. Ogni giorno dovete compilare un modulo in cui scrivete la febbre, quindi quanti gradi di febbre avete, se avete tosse, insomma tutti i sintomi. Se si prova a uscire di casa viene immediatamente mandato un segnale alle forze dell'ordine e si rischia una multa di circa 8.000 euro. Il fatto di essere controllati permette al governo di contattare il prima possibile tutte le persone che sono venute a contatto con un caso di coronavirus, e quindi insomma questo deve essere sicuramente una priorità in questo momento. Io, come tutti i coreani, abbiamo deciso di mettere la nostra sicurezza prima della nostra privacy. Chiaramente non fa piacere sapere di essere perennemente controllati, però per il bene comune secondo me vale la pena. Vi auguro di ritornare anche voi presto a poter uscire di casa, e qui da Seoul è tutto per il momento.